Vi ricordate questo video? Io avevo finito e tutta contenta ho inviato il copione, ma mi hanno blastata. Quindi l'ho preso in mano e l'ho cambiato. No. 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 Sì. Finito? No, 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 no. Ho scritto ogni volta fino a prima del paese dei balocchi. Ho un bel po' da cambiare e poi anche nel sì ci sono dei no. Beh, se volete uscire dal mondo Disney prendete quello che ottenete, ma ok, più family friendly, ma non troppo per bambini. Allora scrivo che ognuno dice quello che vuole. 3, 2, 1. No! Allora, al lavoro! Vabbè, adesso devo togliere tutte le cose in blu, ma prima di farlo cambiamo sta battuta, va? Il problema è che non so con cosa cambiarlo, tipo... Vabbè, facciamo... Come ha detto il nostro caro amico. Comunque, siamo... dobbiamo ricominciare tutto da capo. Cioè... E qui abbiamo il nostro bellissimo musical aperto sulla scena del grillo, perché non è la mia preferita manco per scherzo. Abbiamo qui aperto sul nostro caro Discord... E abbiamo il copione adesso. Io pensavo andassimo sulle parti blu dirette e invece si ricomincia tutto da capo. E vabbè. Andiamo tutto da capo perché uno voglio capire se le parti effettivamente che hai scritto vanno bene dal punto di vista recitato, dato che manca qualsiasi indicazione di tono. Due, perché voglio capire se alcune parti, soprattutto quelle di Geppetto, le possiamo cambiare in un tono un po' meno acquino. Bene. Via. Quelli che spaccano l'aria, che faccia impressione alla gente, che vada sui libri di storia. Ma ragazzi, mi sei impallato Word. Perché come vedete qui c'era uno spazio inutile e ho provato a toglierlo ma mi sei impallato Word. Abbiamo appena cambiato la scena di quando Pinocchio scopre di poter camminare e muoversi. E ovviamente finisce con un bellissimo posa epica. Perché, cioè, so parlare, posa epica. E mi stanno aggiungendo parti. Io, per fortuna l'altro teatro ho 4 pagine di copione, perché sennò è impazzivo. Smetti di gridare, che c'è chi vuol dormire. Ti stai rendendo conto che casino stai facendo. Non starti a preoccupare, solo tu mi puoi sentire. Perdona l'invadenza. Grillo l'apparenza, ben diversa la sostanza. Per te sono una presenza e non potrai mai farne senza. Tu lo voglia o non lo voglia, mangerò sempre la foglia. Un insetto ripugnante? No, sono il grillo parlante. E secondo me aveva senso. Dimmi, c'è un italiano che nell'epoca di Pinocchio ha scoperto qualcosa? Ok, siamo delle merda in medicina, meraviglioso. Curare malattie, e scriviamo solo questo. So cavarmela da solo, per evitare sbagli, non mi servono consigli. Sei proprio un permaloso, ignorante, presuntuoso, perfettamente degno di una gran testa di legno. Okay. Sono proprio i tipi come te che a lungo andare regolarmente vanno, puoi finire male. Ascolta un grillo che sa stare al mondo e che di cose ne ha viste un bel po'. Se prendi tutto ridendo e scherzando, è peggio per te. Vietato contestare, consentito consentire, disdicevole mentire, può fa onore confessare. Vietato complottare, preferibile obbedire. Il pentimento è lecito se non è programmato. Chi imbroglia si sbaglia. Non hai percepito che cosa è proibito. Non hai capito che cosa. Generalmente tu non puoi anche se vuoi. È impossibile. Divertiti nel cammino del lucignolo. Aspetta, aspetta.
esperienza, competenza e serietà. Noi freghiamo tutti santi e farabutti, sì, senza limite d'età. Che rompe scassi e mille, no, più specialità. Noi rubiamo, noi rogliamo. Allora, il cazzo che me ne frega non possiamo dirlo, quindi... Ragazzi, c'è sta scena qui di quando si rende conto che immagino che è la fine del mondo, io non la tocco. Cioè, al massimo me la cambiano in corso d'opera, tanto Pinocchio e Lucignolo non li interpreto io. Ma, cioè, ragazzi, questa scena secondo me è oro, è bellissima sta scena, cioè... Vabbè. Facciamo i conti, fare i delinquenti, è uno schifo di mestiere. Molto duro, ma qualcuno lo dovrà pur fare. Luca, ma hai scritto le canzoni a memoria? Perché stavo facendo l'immaginazione del gatto e la volpe e... Cazzo, hai sbagliato il testo? Lui il gatto e io la volpe. È scritto lui e la volpe ed io il gatto. Quindi, signorina, signora, lo so che è diversa, ma se noti è tutta uguale, o almeno credo uguale perché l'ho copiata da internet, tranne quella frase specifica. Non canta Francesca, quindi non possiamo dire lui è il gatto della volpe, perché è il gatto che canta, capisci? Un'altra settimana di lavoro è portata a termine, questa volta con un po' d'aiuto non poco necessario. Ci tengo a precisare che per quanto ci siamo ispirati, questa non è una copia, perché punto 1 intendo citare le fonti una volta finito lo spettacolo. E punto 2 ci sono molte modifiche personali, tipo la mia filosofia del cazzo che me ne frega, addolcita, portata da Lucignolo. Questo è altro quando si scrive uno spettacolo. Ringrazio Nigel per aver collaborato e spero che questa volta sia accettato il copione. Ricordate che i book carnivori vi osservano sempre, anche mentre togliete Angel Dust dal vostro copione.